Innanzitutto io chiedo al pubblico di fare un fortissimo applauso per Massimo Oddo, per questa grandissima cavalcata che ha fatto con il Pescara, promozione, e questo suo grande cuore che da 12 anni, dicevamo poco fa, lo porta a fare beneficenza, ad aiutare il prossimo. Facciamo del nostro meglio per cercare di rendere la vita felice di qualche persona un po' più sfortunata, quindi siamo molto contenti. Giuliana Meucci, che cosa fa Francavilla Orizzonte? Allora, la nostra associazione si occupa di ragazzi diversamente abili, seguiamo una trentina di ragazzi, la maggior parte sono ragazzi autistici con quindi problemi mentali e alcuni ragazzi con problemi fisici. Abbiamo un centro datoci dal comune e i ragazzi frequentano la nostra associazione tutti i pomeriggi dalle 3 alle 7 facendo diversi laboratori, dalla ceramica alle borse di carta, fanno judo, sono campioni italiani di judo come squadra, e teatro. Proprio ieri abbiamo fatto uno spettacolo teatrale a Francavilla e stanno con noi tutti i pomeriggi. Come nasce questa avventura? Questa avventura è nata da mia mamma, in quanto ho un fratello autistico e mia mamma si è trovata in difficoltà nell'inserirlo in centri, perché essendo un autistico grave molti centri lo hanno rifiutato, e insieme ad altri genitori ha creato questa associazione. Io allora ero piccola e poi, finito il liceo, ho scelto di fare psicologia, ho continuato un po' questa avventura di mia mamma. Sì, ma per chiudere, è una missione, d'accordo? Chiudiamo questa breve intervista semplicemente lanciando un messaggio anche, diciamo, di ottimismo, perché adesso da qualche anno a questa parte si sta cominciando a conoscere e a divulgare la problematica, che si può affrontare. Sì, sicuramente si può affrontare, come io amo l'integrazione, infatti anche stasera a cena molti dei miei ragazzi ci sono e speriamo sempre di più di integrarli nella società di oggi. Grazie a questo campione. Massimo, quando noi abbiamo fatto, io ho fondato questo club, tu avevi 13 mesi, capisci? Sei cresciuto, noi ti abbiamo cresciuto. Nella Grossi, le donne biancazzurre, beh, questo binomio lo conoscono davvero tutti, spesso unito anche a eventi di solidarietà come in questo caso della Massimo Oddo Onlus. Ben arrivata Nella, contentissima, promossa in Serie A. Cosa eccezionale, veramente siamo felici. Massimo ha realizzato il nostro sogno, sembrava impossibile, invece lui l'ha tramutato in realtà. Dobbiamo dirgli grazie, veramente, glielo diremo questa sera consegnandogli una targa da parte delle donne biancazzurre. Nella Grossi, ma che Pescara sarà l'anno prossimo? In Serie A, sai, si comincia già a fantasticare. Guardi, intanto finiamo a goderci questa bellissima promozione, è stata una promozione, io l'annovero tra le più belle, forse perché è stata così sofferta, poi noi l'abbiamo veramente fatto tante trasferte, abbiamo fatto, veramente è stata una cosa movimentata, ecco. E dico che ci siamo divertite con dei bellissimi risultati, ho avuto i complimenti da tutte le parti, addirittura mi hanno chiamato da Barcellona dicendomi abbiamo fatto tutti il tifo per voi perché vi chiamano la piccola Barcellona. Due parole anche su Massimo Oddo, qui siamo nella serata di Massimo Oddo Onlus, ma Massimo Oddo come allenatore direi che è stato strepitoso, però voglio il tuo pensiero. Massimo Oddo, guarda, veramente l'hai già detto tu, è stato strepitoso. L'anno scorso era sembrato, insomma, c'era stato qualcuno che diceva che aveva raccolto i frutti del precedente allenatore, e invece no, invece lui ha preso una squadra nuova, tutta nuova, giovane, tutta è riuscita a fare un miracolo, ma non soltanto di promozione, ma tutti a livello nazionale hanno parlato di questa grande impresa che ha fatto Massimo Oddo con questa squadra, dandogli il gioco che piace ai pescaresi. Veramente lo dobbiamo ringraziare sempre. Io penso quest'anno l'abbiamo trattenuto, com'è? Chissà, il prossimo anno sicuramente ce lo prenderanno.
voglia di vincere, voglia di crescere, ha avuto un percorso un po' particolare, diciamo il classico percorso che ha fatto innamorare gli sportivi dall'inizio della stagione, quando magari non c'era tutto quell'entusiasmo, via via col passare del tempo questo entusiasmo si è creato sempre di più ed è stata una bella vittoria, una vittoria che magari è venuta anche dopo un momento difficile dove si era un po' smesso di credere in quello che si stava facendo, per quanto io ci ho sempre creduto, però magari gli sportivi quando incominciano a vedere che si perde qualche partita di troppo, ci si stacca dalla vetta, incomincia, soprattutto a Pescara, si incomincia un po' a perdere le speranze. Una nuova iniziativa di beneficenza con l'associazione Massima Odd Onlus, 12 anni di impegno instancabile anche per te. Sì, ci piacerebbe arrivare a molti anni in più. Stiamo facendo i ragazzi, Gianluca e Giovanni, che sono segretario e vicepresidente, stanno facendo un grande lavoro. Come ripeto sempre, sono loro il braccio vero di questa associazione che cresce sempre di più, lavora sempre di più. Anche tra le difficoltà, tra le mille richieste, però insomma noi ce la mettiamo tutta per cercare di fare il meglio possibile. Tra un'occasione e l'altra si parla sempre di mercato, la tua opinione è sempre la stessa, l'importante è che non si smantelli la squadra? Ma sì, è normale che quando sali di categoria bisogna cercare il più possibile di mantenere un'ossatura importante, quella che ti ha consentito di salire di categoria, non per dare dei contentini ma perché siamo convinti che quei 4-5 giocatori possono fare molto molto bene anche in Serie A, ovviamente poi devono essere aiutati da qualche innesto, però senza stravolgere troppo, perché in Serie A poi sarebbe veramente troppo difficile ricostruire da zero. La Padura al centro del mercato, cosa auspichi per questo giocatore? Ma non lo so, in questo momento non mi interessa, noi sul piatto della bilancia abbiamo già messo il fatto che potremmo perderlo, ma com'è giusto che sia, lui non è neanche più giovanissimo, ha 26 anni, verrà certamente pagato una cifra importante, quindi è giusto che chi lo compra se lo tenga ben stretto, però questo è la normale prassi per una società come il Pescara e tante altre di Serie A. L'importante è che poi si possa ripartire da una base importante, come ho detto prima, e quindi sotto questo punto di vista non ci saranno problemi. Stai affrontando ogni sera un impegno per celebrare questa promozione del Pescara, quando ti concederai una vacanza? Ma io sono già in vacanza, diciamo che fin quando sono qua ovviamente qualche impegno c'è, però mi sto godendo questi momenti tranquilli, poi insomma fra una settimana staccherò completamente la spina per una decina di giorni per poi riprendere la grande. Come sempre abbiamo deciso di unirci a delle realtà meritevoli che fanno comunque delle cose molto importanti nel quotidiano. Dopo tanti aiuti da parte dell'associazione Massima Odd Onlus, questa sera una nuova causa, quella dell'associazione Orizzonte. Gianluca Di Felice, segretario dell'associazione. Sì, Mila, tu hai seguito sempre in prima persona le nostre serate, quindi Come sempre ci sono tantissime persone qui presenti a questa festa, perché poi si è unito anche al periodo della promozione in Serie A che Massimo ha conquistato pochi giorni fa, e quindi per noi è un'immensa gioia essere qui a festeggiare insieme a questa associazione di Francavilla che merita una grande attenzione perché fanno delle cose molto interessanti, e quindi come sempre noi ci rivolgiamo a quelle realtà che hanno bisogno di sostegno, ma che soprattutto danno comunque un grande segnale di amore. Tutti i giorni c'è un'emozione, basta rivedere un video, un filmato in televisione o su internet e il cuore riparte. Quindi diciamo che nella mia vita calcistica ho avuto la fortuna di vincere tanto. Siamo al Moro e quindi non possiamo non intervistare con piacere Ezio Tucci, un'altra bella serata con Massimo Odd Onlus, Massimo Oddo e se vogliamo anche un bel sapore di sport, perché siamo all'immediato post partita, diciamo, della promozione in Serie A del Pescara. Che bel periodo. Infatti sì, festeggiamenti, è già da una settimana che sono stati promossi in Serie A. È una settimana di continuo che arrivano a rotazione dei giocatori, qui facciamo delle feste con loro, la settimana scorsa con Gianluca Lapadula, Lampano ci vengono a trovare
a rotazione. Per noi è sempre un piacere ospitare questo gruppo di ragazzi perché hanno lavorato benissimo quest'anno, dopo noi siamo super tifosi di questa grande squadra e soprattutto il mister è una persona che si muove molto bene a livello calcistico e mi auguro per lui che arriva a piazze più importanti. Il Moro resta uno dei punti di riferimento della notte pescarese, direi abruzzese per quanto riguarda il litorale, e sono previste anche altre serate a tema. Sì, sono previste praticamente una giornata dello sport che si terrà il 3 luglio, sempre con la Massimo Dollus, dove speriamo, se non è preso da vari ritiri, può venire anche lui a fare il torneo di footvolley, perché lui oramai è una presenza costante nello sport di questa struttura.